ritrovati ad Angoli, il nostro spazio di approfondimento e di attualità in cui oggi si parla di libri di cultura. Vi do subito intanto la nostra mail angolichioespansione tv.it per darci commenti, suggerimenti, tutto quello insomma che vi passa per la testa, tutto quello che avete da dire come suggerimento alla nostra trasmissione come canale diretto di comunicazione con me. Presento subito la nostra ospite, Mariella Alberini, autrice del libro La Ragazzina, edito da da Morsia. Buonasera. Buonasera. Entriamo subito nel merito di questo Della romanzo. ragazzina. Esatto, della ragazzina. Intanto cominciamo con il raccontare la trama. Siamo nel 1956 nell'Italia di De Gasperi e del PC di Togliatti, in pieno piano, piano Marshall, quindi nella ricostruzione e nella evoluzione di un'Italia, l'Italia del miracolo economico, ma a est, nel Friuli Venezia Giulia e, e nel sud dell'Austria, c'è l'ombra di Tito con le sue mire espansionistiche per accaparrarsi quei territori. Eh, la ragazzina è una ragazza molto giovane che si sposa con un uh, imprenditore austriaco molto importante, che ha molti anni più di lei, si sposa per grande amore, ma viene... Presto lasciata sola in questa parte di Austria, piuttosto bella, bellissima, però solitaria, e subito si imbatte in un, nel cadavere di una donna che poi si scoprirà che è un'infiltrata slovena della Polizia di Stato di Tito. E poi ehm, lei, che frequenta Trieste, perché ha la nonna a Trieste, eccetera, si trova coinvolta in una faccenda. Tipicamente dell'epoca, quando sparivano le persone, c'erano le foibe. Quando i partigiani del Picislo jugoslavo facevano sparire la gente anche a Zara e a Trieste, e, e la ragazzina alla fine si troverà coinvolta insieme alla polizia italiana e alla polizia austriaca in questi fatti, ed essendone stata coinvolta in parte. Anche porterà una grossa, un grosso, avrà un grosso apporto per la soluzione di questi fatti. C'è un viaggio a Belgrado con questo marito imprenditore austriaco, molto bello, molto potente, dove lei incontra un mercante di libri antichi che è un lontano parente di una sua cugina triestina che gli darà un libro antico con dentro un codice cifrato e lì si svolgeranno tante cose. È, è un romanzo molto eh, politico. Esatto, è stato definito un thriller politico. Storico, storico, storico politico. politico. E l'argomento è abbastanza originale perché non sono molti quelli che ehm, sono al corrente bene delle cose come si sono svolte. Pochi sanno che la polizia di Tito si, che era Lozna, ne, quasi nessuno sa di quest'isola Goli-Otok, che era un, uno dei campi, tanti campi di sterminio di Tito, che è un'isola della Dalmazia eh, brulla eh, dove delle cose, succedevano cose infernali. Ecco, questo ecco, è... di solito infatti si ricordano gli anni 50 come gli anni della ricostruzione si pensa di più ma a non nell'est quel... dell'Italia nell'Italia nell il Friuli Venezia Giulia il Friuli era ancora una zona depressa e, la, e il Trieste era una città, era una città dove c'erano gli americani dove c'erano le, le polizie dove succedevano delle brutte cose e sono andate avanti molto è una tempo, città storicamente molto, di conquista molto oltre anche gli anni 60 non era una città sicura e quindi Elis, la ragazzina che tra l'Austria e Trieste fa la spola si trova in, questi, in queste circostanze, è una ragazza molto sensibile, intelligente, particolare per quegli anni e ho voluto toccare questo argomento che è molto interessante perché se ne è parlato molto poco, nelle scuole non se ne parla affatto. E non, 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 non molti conoscono le co i fatti come si svolsero in quel periodo. Ecco, quindi l'idea è nata dalla voglia di raccontare un po' di questa storia. Il centro della storia è proprio questa parte di poli storia politica italiana, austriaca e, e jugoslava, che quella volta era jugoslavia, adesso si parla di Serbia, ma non, non si sapeva neanche, sì, lo si sapeva che c'era la Serbia, però era jugoslavia. Tutto era Jugoslavia. È stato. Sì, sì. E quindi, da dove è nato sostanzialmente? Da dove è nata l'ispirazione, come si è evoluto poi il percorso di scrittura? Ma Ci sono stati degli studi fatti Io poi ho vissuto in Austria 15 anni della mia vita, tra l'Austria e l'Italia, e ho approfittato di questa mia esperienza. Conosco bene ogni dettaglio dei luoghi che descrivo, sia della Slovenia che di Belgrado. che del Tutta la parte austriaca e italiana, ho vissuto un'epoca e quindi ne conosco eh, l'atmosfera, ne conosco eh, le problematiche. E ho, eh, secondo me io, questo è il mio tredicesimo thriller: eh, gli altri c'è la saga russa, c'è la saga islamica, poi c'è la saga italiana. Questo è il quinto libro della saga italiana, e ogni libro ha toccato un periodo politico e storico. Come mai ma la scelta di. E incentrare appunto la propria letteratura se così si può dire sui temi politici? Beh innanzitutto perché io sono esperta di politica italiana ed estera scrivo di politica tutte le settimane adesso su un giornale eh, apolitico ma che però lascia libertà totale quindi non abbiamo non è un giornale ehm, una parrocchia politica di un partito è un giornale libero online eh, sono è la famosa la mia eh, Visto da lei è abbastanza conosciuta in Italia. È stata per otto anni sul giornale, per sette anni su Libero, poi è stata due anni su Affari italiani, adesso è su Economia italiana. Ormai sono vent'anni che vado avanti. Quindi e da e negli ultimi dieci anni abbiamo sempre scritto di politica, anche perché l'Italia è in una situazione molto particolare. E la volontà di concentrarsi in questa piccola fetta di Italia non conosciuta? È appunto perché è originale l'argomento, non è molto trattato, anzi direi che non è trattato affatto. Forse... ma Sì, eh, non, non ci sono questo tipo di romanzo fiction, thriller che si è occupato di quel periodo e di, di quella zona. E, e io cerco sempre qualcosa di originale per i miei lettori. La figura di Elis ha un qualcosa, nonostante sia ambientata negli anni 50, nonostante sia ambientata come avevamo detto in questo periodo, sicuramente non facile da un punto di vista politico, ha un qualcosa di attuale come figura femminile soprattutto? È attuale, ma però fino a un certo punto, perché siccome si svolge negli anni 50, 56, ed è proprio un breve periodo, perché il libro copre l'arco di 3-4 mesi. È una ragazza di quel periodo dove ancora la donna, la ma, le madri eh, ritenevano che il matrimonio fosse la soluzione della vita delle figlie. Infatti Elis lo ricordiamo aveva 16 a anni, 16 anni. A sedici anni sposa per, per amore, perché l'uomo è affascinantissimo, è innamoratissimo di lei. Lei è molto bella, è colta, è di ottima famiglia, è una ragazza molto per bene, con grandi doti spirituali ma è una ragazza di quegli anni, molto diversa degli anni, da queste ragazze. Quelle, de, di, oggi. Quelle che, di oggi, che differenze riscontra ad esempio? Beh diciamo che all'epoca la donna... E comunque Ellis nel romanzo era... mostra una certa forza nonostante i suoi 16 Certamente. anni nell'imbarcarsi in questo tipo di avventura. Diciamo che all'epoca, pensando alle ragazze di quell'epoca, le ragazze erano naturalmente meno libere meno evolute, mentre invece in Austria erano già molto evolute e molto liberi in confronto alle ragazze italiane perché c'era cioè libertà sessuale, se una ragazza gli piaceva un ragazzo non aveva un, nessun problema ad avere dei rapporti, liberi prima fuori dal matrimonio, mentre invece in Italia per quel genere di ragazza che Elis, no, non esisteva questo fatto di, di, di darsi così eh, tanto per facilmente. dire facilmente. Diciamo che forse c'era più dignità, per, avevano più, più rispetto gli uomini e le ragazze avevano più rispetto per se stesse perché erano molto più difficili. Non dico tutte, poi ci saranno state anche quelle facili naturalmente, e gli uomini le rispettavano di più perché l'uomo, la donna. Mh, L'uomo non cambia mai, anche con l'evoluzione dei tempi. L'evoluzione della specie, il, però certe caratteristiche. L'uomo resta sempre rimangono quello, invariate. è la donna che cambia ed è cambiata adesso. L'uomo di quella volta era ancora l'uomo che, che, che giudicava molto severamente la libertà della donna, parliamo della donna italiana. Insomma, certe caratteristiche sono, sono cambiate, però... Anche oggi, anche oggi, se vogliamo, ci eh, sono donne che comunque manifestano una certa forza, una certa dignità, orgoglio. Oggi? Ma Le donne sono fortissime, soltanto che nonostante siano fortissime... Al di là della guerra comunque, per quanto possa essere un tema politico... Ma parliamo dell'epoca dico... del 1956 o di adesso? di adesso? Di adesso, nonostante il periodo sia più favorevole magari, però comunque ci sono ma certe difficoltà... Ma non so quanto sia vanno... favorevole, guardi, perché vediamo la difficoltà nel lavoro e comunque la donna per quanto sia andata avanti, per quanto si sia evoluta, è ancora molto in minoranza, insomma, in Italia... Io sono convinta che la donna eh, se avesse più spazio e più potere farebbe marciare meglio il paese degli uomini. La donna è molto più diligente, molto... non sono femminista, guardi, io ho più amici uomini che donne, però io ho molto uh, considerazione per la donna. La donna è meno corruttibile, stiamo parlando anche della donna in politica. La donna è meno corruttibile, la donna è più diligente, la donna è disposta a sacrificio. La donna fa le cose molto più seriamente quando lavora, si, si dedica tutta a se stessa. E, insomma, io ritengo che se la donna avesse i suoi spazi giusti, almeno il 50%, 50, almeno l'equità, esatto, almeno di cui tanto si parla, sicuramente ecco, sarebbe una molto margine. volentieri un premier donna, un presidente della Repubblica donna. Eh, chissà, magari in futuro, visto che il clima al momento darsi, non è così stabile, forse prima o poi darsi, riusciremo anche ad assistere a questo tipo di rivoluzione. Io intanto la ringrazio, ringrazio, ringrazio Maria Alverini per essere stata con noi. Ricordiamo il libro La Ragazzina, edito da Mursia. Vi do appuntamento fra pochissimo, subito dopo la pubblicità, non mancate.